330 milioni di visualizzazioni. Signore e signori, è qui con noi Yuri Grisendi. Grande Yuri Grisendi, vieni qua Yuri, vieni qua, vieni qua adesso. Allora, mi spieghi che cos'è questa roba albina che hai pescato? Spiegami che cos'è. Sì, è una storia che risale all'ottobre del 2011. Sì? Sì, io normalmente pesco siluri. Lui è bella detta così, io normalmente... Normalmente. Pesco siluri è una roba... Sì, perché dopo... Perché l'ho fatto un mio lavoro praticamente, quindi per quello che dico praticamente pesco siluri. E questo albino cos'era? Cos'era? E praticamente è il record del mondo di pesce bianco, albino. Cioè completamente bianco. E quanto era lungo? Era 2,42 per 90 kg. Per 90 kg. Ragazzi, qua di fianco io posso dire, vi ha sentito anche prima la canzone, qua di fianco abbiamo veramente Sanpei. Cioè abbiamo Sanpei, ragazzi. Sanpei non ha i zoccoli di Sanpei, non ha l'orecchia sventola di Sanpei, non ha il cappello in testa di Sanpei, è tatuato, ha una collana. Dove l'hai presa, a Bali questa collana? No, però è tibetana. È tibetana, ha una collana tibetana ed è italiano. Complimenti, complimenti. La pesca ha sempre avuto... Io sono cresciuto in una famiglia di pescatori, per cui sono un laghè, vengo da vicino al lago, per cui spesso e volentieri noi andavamo a pescare al lago, e sempre avuto qualcosa di poetico, la pesca, l'attesa, partire la mattina, anche di aggregazione di ragazzi, condividere la giornata insieme. Ecco, ognuno, per esempio mio cugino, che è ancora un pescatore, tra l'altro lo chiamiamo il pesce palla, lui va a pescare, lo chiamo il pesce palla perché una volta eravamo ai Caraibi, ha pescato un pesce palla e voleva mangiarlo, e poi ha detto guarda, non fa cazzate, però lui va perché dice io ho bisogno di stare un po' da solo con me stesso. Quindi io vado a pescare per stare un po' da solo con me stesso e ritrovarmi. Per esempio, la cosa che ti piace di più a te quando peschi, che cos'è? Che cos'è? Ma è questa che dici, il contatto con la natura è sicuramente importantissimo. E adesso tu sei qua per un motivo ben specifico, perché hai pescato un pesce di 250 kg. No. E la domanda è: come cacchio hai fatto a pescare un pesce? A parte il culo, immagino. Sì, è una componente fondamentale, però sì. Insomma, dopo 20 anni di questa di questo tipo di pesca ai grossi predatori, insomma, c'è anche un po' di bravura. Il pescatore di grossi predatori, che grande. Ma ovviamente ci sarà anche tantissima attesa, cioè per pescare il pesce albino da 100 kg, quanto ci hai messo? Normalmente organizzo sessioni di una settimana, massimo 15 giorni. Ok, in cui stai lì? Poi in cui sto lì, una pesca dinamica, nel senso siamo sulla barca, non è come la pesca, tutto dalla barca, in movimento, con tutte le strumentazioni elettroniche del caso che ci sono nei giorni nostri, cioè non è la pesca del nonno da riva con la cannettina, per cui è dinamica. È molto dinamica, cioè siamo in movimento tutto il giorno a cercare dove possono spostarsi i pesci a seconda dell'attività, diciamo, di quello che accade. Di predazione, della luna, delle maree, insomma, ci sono tante cose, fattori da tenere conto. Delle maree, che figata. Ah, specifichiamo una cosa, perché qualcuno ci ha già scritto, poi la razza che hai pescato di 250 kg l'hai lasciata. Sì, assolutamente. Io rilascio tutto quello che prendo normalmente. La razza in più è un animale super protetto in Thailandia. Per cui si prende una fotografia. Il tempo di una fotografia è sempre immerso nell'acqua in modo che rimanga sempre idratata e poi si rilascia immediatamente. Ma mamma mia, ragazzi, ti è mai capitato di rischiare di farti male? Con gli ami, usando degli ami grossi e delle ancorette grosse, a volte capita di forarsi. Non è mai capitato niente di gravissimo, però insomma, anche maneggiando una razza di quelle dimensioni, che è un animale molto velenoso. Sì, perché ti punge. Sì, a seconda di dove punge puoi rischiare anche la morte. Quindi la cuglio che si trova sulla coda va subito fermato con del nastro isolante in modo tale che non ti possa colpire. Che non ti possa fare male. Invece un'altra cosa che tu hai fatto, che è la tua prerogativa, oltre a essere a un grande pescatore di predatori, sei riuscito a tramutare tutto questo anche in un contenuto interessante per il web. Come ti dicevo prima, ne ho fatto praticamente un lavoro ormai. Sono diventato quello che al giorno d'oggi è chiamato youtuber creator. Sei un creator. Quando tu vai c'hai GoPro da tutte le parti. Esattamente, perché quando vado da solo sì, altrimenti se vado a compagnia i miei amici sanno che il loro compito è filmare.
filmare e poi ti monti tutto a casa? Poi a casa, ma col computer mi monto tutto. Le musiche ormai non è più un problema perché YouTube ti banna qualsiasi cosa, quindi ormai è tutto live in diretta, anche con qualche parolaccia. Sì, tutto live in diretta. però da lì a trasformare la tua pagina in una pagina da più di 100 milioni di views, quante ne ha adesso? Adesso abbiamo, no, ho 100.000 iscritti superati, sì, a dicembre, ormai sì, siamo, sì, 107.000, e di visualizzazione sono arrivato a 130 milioni. Ecco, cioè da lì a fare 130 milioni di visualizzazioni ci passa veramente il mondo. Cioè, come cacchio hai fatto? Non lo so, sono partito, ho detto, a filmarmi così, per hobby, perché mi piaceva pubblicare le mie avventure, e dopodiché YouTube mi ha lanciato, YouTube, cioè visualizzava, sì, tutto il mondo, quindi... E quindi avrai visualizzatori da tutte le, sì, parti. Sì, praticamente sono gli americani i miei più grossi follower. Allora, io direi di fare una bella cosa. Adesso, siete appassionati di pesca, ricordiamo che in questo caso è una pesca dove il pesce poi viene rilasciato, quindi animalisti che siete all'ascolto, non vi preoccupate, non è che il pesce lo prendiamo, massacriamo il pesce e poi ce lo portiamo a casa e lo imbalsamiamo. No, il pesce viene rilasciato, per cui come possiamo definirla questo tipo di pesca? Pesca etica? Ha un minimo? Ha un minimo di etica, perché comunque rimane ovviamente lo stress causato al pesce perché gli creiamo uno scompenso. Ovviamente. Ma tutto il resto invece viene fatto anche quasi in basi scientifiche, perché anche per quando si mettono i microchip ai pesci che catturiamo, ovviamente anche i biologi lo pescano nello stesso modo con cui lo peschiamo noi. Collaboro con l'Università di Padova per la ceppatura degli storioni. Perché guarda, noi abbiamo uno storione qua, che tra l'altro è l'unico storione che vive ad aria aperta. Lui è storione un po', cioè nel senso, c'ha due funzioni di storione, se lo puoi cippare dopo, grazie. Sì, sì, mi hanno dato la pistola apposta, sotto pelle. Sì, è proprio lì nel pistolino che va cippato. Ok, intanto, se voi siete esperti o non esperti di pesca e volete qualche consiglio possibile e immaginabile, Yuri è qua con noi ancora per un passaggio. Magari se volete sapere qualsiasi cosa che riguarda la pesca, non vi preoccupate che lui risponderà a qualsiasi vostro quesito. Scrivetemelo al 347-490-0042, ripeto, 347-490-0042. E andiamo! Siamo tutti un po' storioni alla fine, dai. Io sono un po' storione, sai che storioni racconto io? Ragazzi, faccio dei storioni. Allora, vediamo, siamo in diretta? Sì, catch and release si chiama. Catch and release, Pugliese, un po'... La Puglia di Lorna. Andiamo. Posso anche dire il nome del sito? Puoi dire tutto quello che vuoi. È vero, no? Il tuo canale come si chiama? Catfish World. Come? Catfish World. Ah, Catfish World. Il mondo del catfish. Allora, attenzione, arrivano già i primi messaggi. Che esca ci vuole per le spigole? Non abbiamo specificato che pesco acqua dolce. Ah, tu vai di acqua dolce? Sì, solo acqua dolce. Vado a Catania a volte, ma è tutto di acqua dolce. La razza nell'acqua dolce? Sì, quella è una specie di acqua dolce. Freshwater stingray. Vive nei delta dei fiumi perché si è adattata alla bassa salinità e comunque l'acqua dolce. Ah, pensavo che quella fosse il mare. No, quella è acqua dolce. Ah. È un fiume. Ma tu sei andato proprio lì perché sapevi che lì c'era quella roba. Avevo visto la puntata di Rivermont. Ah, perché avevi visto la puntata. Ah. Quindi, visto che ero in vacanza in Thailandia, ho detto, non resisto senza pescare. Ci vado a fare una cappatina e poi va l'esperienza. E anche il culo. Ma ci sono anche di più grosse? Ne hanno prese dei più grossi anche da 300 e passa chili una decina d'anni fa. Poi c'è stato un problema di inquinamento grosso di quel fiume lì. Okay. Sono morte quasi tutte. E adesso da qualche anno delle notizie del genere un po' che non c'è. Scusami, io ho visto una volta una fotografia di un pesce che sembrava un drago. Che era lungo. Come cavolo, che pesce era? Non so se era un pesce siluro o un pesce. Un gonch, potrebbe essere. Cioè, no, ma c'è una foto storica di un pesce di acqua dolce sempre, sì, che era lungo. Sì, beh, già è siluro. Che pesce, un mostro. Non mi ricordo che cos'era. Allora andiamo. Esca rossa per le spigole. Rilasciamo sempre, ragazzi. Qua c'è anche Pazzini che rilascia altre cose. A belli, forza. Viva la bella di Padella, ci abbiamo ascoltato dalla Svizzera. Bravi ragà. Beh, ragazzi, forza, forza, forza. Domande sulla pesca, eh.
Domande sulla pesca. Periodi magari per l'estivo. Sì, però acque dolci, mare, perché il mare, mare non so niente. Okay. Vermi rossi coreani? Sì, c'è cioè coreano, americano. Coreano, l'americano. Sono un sacco, sono... c'è la cultura sui vermi. Grande sì, la smascella sì. Crew, grande! Che la smascella crew, porca troia. Quella noce o quella bianca? Quella toscana. Di che cosa? Di ragazzi, forza, forza, tirate fuori domande sulla pesca. Domande sulla pesca. Sei in fiera a Vicenza? Sì. Sì, quando? Questo sabato e domenica, però penso che andrò sabato tutto il giorno. Sabato e domenica, sì. Forza, altre domande sulla pesca. Yeah. Vieni qua. Allora, nel frattempo sono partite domande e non abbiamo specificato che tu sei un pescatore di acqua dolce. Pescatore d'acqua dolce, esatto. D'acqua dolce, quindi non vai in mare, diciamo. Vado in mare, grazie a degli amici, intanto a Tonni, però diciamo che non è la mia pesca per eccellenza. Qual è la differenza sostanziale, oltre al fatto che acqua dolce, il mare è salato, però qual è la differenza sostanziale? Beh, la tipologia di pesci è completamente diversa e quindi il comportamento è completamente diverso. Però uno ignorante dice nell'acqua dolce ci saranno pesci più piccoli, sì, è logico, non ci sono le balene, però questa razza tu l'hai pescata in acqua dolce. La stingray è una specie di acqua dolce che si è adattata a vivere nei delta dei fiumi, dove la salinità comunque è media. E invece io sono malato di tutte le mitologie possibili e immaginare, qual è il pesce più brutto che c'è? Cioè, il pesce più brutto in assoluto. Perché io ho visto delle fotografie di questi pesci, un drago, cos'è? Dei siluri giganteschi, cosa sono? In mare mi viene lo scorfano, ovviamente. Già il nome. Lo scorfano è brutto forte, sì, non è bello. Non è bello, no. In acqua dolce, già il siluro, tutti quelli che mi conoscono spesso mi dicono che pesco il pesce più brutto del mondo. Però a me, io me ne sono innamorato e quindi per me è il pesce più bello del mondo. Dimmi, qual è la caratteristica del pesce siluro, che va veloce, dico cose ignoranti, scusate, aspettate un attimo, che io non sono un pescatore, però il pesce siluro vuol dire che va veloce. Il nome deriva dal periodo in cui è apparso sulla terra, che era il periodo siluriano, quindi è rimasto questo nome siluro. Periodo siluriano, ragazzi, esatto. Qua entriamo nella dittrologia, cosa c'erano, gli alieni? Eccolo là, il pesce siluro, sembra un pesce gatto, praticamente. Sì, praticamente un pesce gatto ben cresciuto, però nella stessa famiglia. Ma il pesce siluro e può arrivare massimo quanto può essere lungo? Se guardi su Wikipedia, insomma sull'enciclopedia parla anche di esemplari oltre 300 kg, però io in fotografia non ne ho mai visti. 300 kg? Sì, però non... Quanti anni deve avere un pesce per avere 300 kg? Però dico che realisticamente arriviamo a 150 kg. E quanti anni ha uno di 150 kg? Superi 30 anni, 40 anni. 40 anni. E quali sono le 60 anni anche? 60 sì, anni. Quello è massimo di vita può arrivare a 60, però qui in Italia abbiamo esemplari di 30-40 anni. E invece nel mondo dove ci sono le zone di acqua dolce con i pesci più grossi, dov'è che sono? Vabbè, il Danubio è il più grosso bacino di esemplari enormi, sia di storioni che di siluri. Che aspetta, voglio andare a vedere i pesci siluri, voglio andare a silurare. Anch'io vengo dal periodo siluriano, tra l'altro. Poi c'è chi viene dal periodo pirliano, e chi viene dal periodo ano, e basta, il periodo ano, che bellissimo. Allora, Yuri, vogliamo ricordare un attimo quali sono le tue pagine, cioè se uno vuole andare a vederti dove deve andare, per esempio su YouTube come si chiama? Esattamente YouTube, che diciamo che visto che è il mio canale di punta, è Catfish World, per cui Catfish World, esattamente. perfetto. E... poi se no scrivete anche Yuri Grisendi, comunque lo troveranno, si arriva tranquillamente tramite il motore di ricerca. Se no mi potete trovare ovviamente su Facebook a mio nome, oppure la pagina fans, che è Catfishing World. È vero, ci avrai anche i tuoi fan. Sì, esatto, una pagina fans che fa 30.000 follower per il momento. Figata e di tutto il mondo sono. Sì, è di tutto il mondo e anche Instagram ha lo stesso nome. Dai, figata della Madonna. Yuri, voglio venire a pescare una volta con te. Ti ringrazio di essere stato qua con noi. Mille razze per te, mi raccomando, di mille chili. Quando peschi un altro bestia così, fammi sapere, che così almeno vieni a raccontarcelo e vai a cippare lo storione adesso, che te lo do a disposizione. Fa anche rima. Ciao Yuri!
Grazie Francesco, ciao, per l'invito, e grazie, grande, per la redazione. Grande, ciao, grande, grande, grazie per la redazione. Attenzione, attenzione, la vado a cippare, la vado a cippare. Va bene, ciao, salutiamo anche la nostra live Facebook Mansion, sempre molto presenti, The Black Eyed Peas.